Pneumatici Maratta. Pneumatici delle migliori marche e d'occasione a prezzi imbattibili. Riparazione, sostituzione e manutenzione di pneumatici per auto, veicoli commerciali, autocarri e rimorchi. Esperienza e professionalità al tuo servizio. E sempre la scelta più conveniente. Chiamaci per un preventivo o vieni a trovarci in via Lessini 21 a Terni. Telefono 0744 30 14 24. Spazio Verde vi aspetta a Terni con l'incantevole villaggio di Babbo Natale. Un mondo di luccicanti emozioni per grandi e piccini. Vieni a scoprire un incredibile assortimento di alberi di Natale, addobbi, luminarie, presepi e articoli da regalo in un ambiente fiabesco nel Garden Center più grande del centro Italia. Il villaggio di Babbo Natale è aperto tutti i giorni da Spazio Verde Garden Village in strada di Marattabassa 91 a Terni. www.spazioverdeterni.com. ADSL collega aziende e privati ad internet. Megabit reali e garantiti grazie ai nostri ripetitori che offrono una copertura in Umbria e Lazio. Assistenza efficace e diretta. Prezzi contenuti, sopralluoghi gratuiti dei tecnici. Entra in contatto con il mondo Stia ADSL. Telefono 0744 403 403. Centro Pneumatici Maratta. Pneumatici delle migliori marche e d'occasione a prezzi imbattibili. Riparazione, sostituzione e manutenzione di pneumatici per auto, veicoli commerciali, autocarri e rimorchi. Esperienza e professionalità al tuo servizio. E sempre la scelta più conveniente. Chiamaci per un preventivo o vieni a trovarci in via Lessini 21 a Terni. Telefono 0744 30 14 24. Spazio Verde vi aspetta a Terni con l'incantevole villaggio di Babbo Natale. Un mondo di luccicanti emozioni per grandi e piccini. Vieni a scoprire un incredibile assortimento di alberi di Natale, addobbi, luminarie, presepi e articoli da regalo in un ambiente fiabesco nel Garden Center più grande del centro Italia. Il villaggio di Babbo Natale è aperto tutti i giorni da Spazio Verde Garden Village in strada di Marattabassa 91 a Terni. www.spazioverdeterni.com. We'll be right back.
via ADSL collega aziende e privati ad internet. Megabit reali e garantiti grazie ai nostri ripetitori che offrono una copertura in Umbria e Lazio. Assistenza efficace e diretta. Prezzi contenuti, sopralluoghi gratuiti dei tecnici. Entra in contatto con il mondo Stia DSL. Telefono 0744 403 403. Amiche e amici di AM Terni Television, eccoci qua per il dopogara di questo Ternana-Palermo che termina 1-1, ma oggi si è vista una Ternana diversa dal solito, una Ternana volitiva, generosa, caparbia, che ha lottato fino alla fine e che ha dimostrato anche una condizione fisica eccellente, perché al 75esimo del secondo tempo era rimasta in 10 per l'espulsione di Corrado, ma ha continuato a giocare e sembrava il Palermo in inferiorità numerica rispetto alla Ternana, che ha sfiorato il gol anche proprio negli ultimi minuti di gara. Soltanto un po', secondo me, di sfortuna, un paio di parate di Pigliacelli hanno impedito alla formazione rossoverde di portare a casa i tre punti che oggi, a mio avviso, erano meritati. La formazione rossoverde ha fatto un buon primo tempo, un secondo tempo se possibile anche con più ardore e più determinazione. Palermo si è limitato sostanzialmente a giocare di ripartenza, chiaramente con delle individualità importanti come quelle di Lucioni, lo stesso Brunori che proprio al termine ha avuto l'occasione per addirittura il 2-1, però di fatto un pareggio che rimane stretto alla formazione rossoverde, che porta a casa comunque un brodino, il punticino che magari, come diceva qui vicino a me Gigi Mannini alla vigilia della partita, poteva essere accettato, ma che secondo me per la dinamica della gara e per come poi si sono sviluppate le occasioni per entrambe le squadre, insomma, se c'era una squadra che doveva portare a casa i tre punti e meritava i tre punti era sicuramente la Ternana. Gigi, io l'ho vista così, tu come l'hai vista? Beh, a ripresa abbiamo assolutamente meritato il pareggio. Forse qualche settimana fa, con un pizzico di sfortuna in più, l'avremmo anche persa questa partita, perché poi l'espulsione, cioè, se fosse venuta l'espulsione sullo 0-1 chiaramente sarebbe stato difficilissimo ribaltarla. L'espulsione secondo me esagerata, non tanto per il secondo cartellino ma per il primo, che è inventato clamorosamente, e mi pare che nelle ultime partite in casa non riusciamo a finire la partita in 11. Io ritengo che nelle ultime partite non siamo stati danneggiati clamorosamente dalla terna arbitrale, che però nelle decisioni dubbie propendono sempre per gli avversari, il che comincia un po' a stufare, tant'è vero che anche il gol era stato annullato, poi dopo c'è voluto il VAR per convalidarlo. Guardellini era stato prontissimo a alzare la bandierina e vabbè, pazienza, ripeto, la seconda ammonizione ci poteva stare, forse ha ragione chi dice che Corrado poteva uscire, ma la prima ammonizione è inventata clamorosamente. E poi dopo alla fine la paghi, fortunatamente eravamo riusciti a pareggiare, che altrimenti in 10 secondo me non ci sarebbe stato nulla da fare, così come col Brescia. Comunque, insomma, poi dopo il gol sembrava che la Ternana potesse tentare di vincerla, ma poi dopo l'espulsione, chiaramente in 10 contro 11, secondo me il pareggio ci può stare, va bene. Direi che il Palermo l'ha anche meritato, il primo tempo ha avuto più occasione di noi. La ripresa, insomma, la Ternana si è vista, ha giocato una partita vivace, davanti ha dato l'impressione, soprattutto nella ripresa, di poter far gol, però nel primo tempo, se avete visto, abbiamo sofferto troppo. Abbiamo avuto però tre occasioni importanti, cioè, sì, però io non l'ho vista così sinceramente, cioè, secondo me il primo tempo è stato equilibrato con la Ternana che ha avuto tre occasioni importanti, Palermo anche, ma il pallino del gioco ce l'ha avuto sempre la formazione rossoverde. Sì, però io l'ho visto tante volte in casa il pallino del gioco nostro. Il problema è che loro la prima occasione hanno fatto gol, poi hanno preso la traversa. Insomma, dobbiamo risolvere alcuni problemi. In difesa dobbiamo essere molto più cattivi. Siamo una squadra un po' molle, un po' allegra in difesa. E davanti, oggi abbiamo fatto gol fortunatamente con Casasola, che si sta confermando il nostro bomber. Però, insomma, sottolineare, sono state delle occasioni, ma la palla non la buttiamo dentro. Quella di Stefano è stata una bellissima azione, nella ripresa parlo, è stato bravo, però la palla non l'ha messa dentro, e così facendo purtroppo ci vuole un po' più di concretezza. Però io ripeto, per me il pareggio va bene, perché
guardando anche i risultati delle altre, rimaniamo lì. Oggi l'avversario era di un certo livello, poi adesso invece ci aspettano 3 o 4 partite con un avversario a nostra portata, soprattutto in casa, allora lì sarà necessario vincere. Tra l'altro il Palermo non poteva permettersi di perdere, non dimentichiamo che abbiamo giocato l'ultimo quarto d'ora più 5 minuti di recupero in 10, quindi io sono moderatamente soddisfatto. Guarda, io ti dico, parliamo per esempio della condizione atletica, no? Prima della sosta la Ternana era di fatto nei secondi tempi sempre in grande affanno, come l'ultima partita in cui abbiamo praticamente mollato nell'ultimo quarto d'ora, sostanzialmente camminavamo, eravamo in grande difficoltà a Spezia e la squadra si era come fermata. Oggi ho visto invece ultimo quarto d'ora, 75esimo, Ternana in 10. Se c'era una squadra che dava l'impressione di essere in inferiorità numerica era il Palermo. Abbiamo costruito anche 2 o 3 occasioni alla fine. Quella di Brunori, quella mezza girata, è un colpo individuale del calciatore, non è un'azione costruita, una coralità di gioco. Cioè, ho visto una squadra che ci crede molto. Mi è piaciuto tantissimo lo spirito di una squadra che oggi ha cercato la vittoria in tutti i modi. Poi sono d'accordo con te, bisogna essere più concreti perché la Serie B non perdona, è un campionato che conosciamo bene. Però ho visto una squadra che sta svoltando da un certo punto di vista. Io quest'anno, a parte un paio di partite, la Ternana non l'ho mai vista giocare male. A parte quella col Brescia in casa, anche lì con un intervento inopportuno dell'arbitro che buttò fuori Capuano per un intervento che ho visto fare almeno 1000 volte in questo campionato. È vero che poi quella però comunque una partita giocata male. Anche a Modena, a parte gli ultimi 10 minuti, abbiamo giocato veramente male. Devo dire che anche alla Spezia, al secondo tempo, male. Oggi meglio. Ma nelle prime partite la Ternana non aveva giocato male. Questa è una squadra che purtroppo non ha raccolto i punti che meritava, ma queste sono le squadre in genere che poi soffrono fino alla fine, perché quando giochi benino e non raccogli i punti alla fine paghi. Però insomma, oggi non mi sento di recriminare verso la sfortuna, perché sì, potevamo far gol, però se nel primo tempo fa il secondo gol il Palermo su quella traversa clamorosa, poi dopo la partita si mette in salita. E ancora, se il gol dell'1-1 viene, cioè se non riusciamo a fare 1-1 prima dell'espulsione di Corrado, poi dopo sarebbe stato difficile. Quindi, ripeto, sono moderatamente soddisfatto per come andrà. È chiaro che la vittoria ci vuole, ma nelle prossime partite secondo me ci sono più possibilità. Sarebbe importante trovare finalmente un arbitro che, come posso dire, non ci faccia recriminare, diciamo così, via, diciamo questo. Sull'espulsione sono d'accordo, il primo fallo d'ammonizione su Corrado è, diciamo, come dire, usiamo un eufemismo, ecco, un'invenzione. Poi nella ripresa l'arbitro non fa in tempo a fare fallo Corrado, secondo me, mentre è scattato l'attaccante già c'era il cartellino. Tra l'altro è uno dei rari casi sul gol in fuorigioco che poi ci viene convalidato, in cui di solito il guardalinea aspetta il termine dell'azione, non alza la bandierina per dare proprio, stavolta ha fatto il contrario, cioè uno dei rari casi in cui il guardalinea alza subito la bandierina e poi viene corretto dal VAR, mentre invece quasi sempre accade il contrario. Stavolta, no? Benedetto il VAR, no? Stavolta. Certo, certo. Diciamo che però sul fuorigioco si può discutere poco, nel senso che tracciano una riga, quindi penso che il gol fosse regolare. Senti, tra l'altro parliamo un po' anche dei singoli, no? Perché tra un po' arriveranno i protagonisti e saranno intervistati. Io direi abbastanza bene la difesa con qualche svarione, molto bene Lucchesi secondo me. Diachide invece oggi forse la peggiore partita del suo campionato. Ruffone sì, l'hanno messo in difficoltà, eh. Capuano pure qualche disimpegno non proprio limpidissimo, in mezzo male nel primo tempo la Boico, però nella ripresa è venuto fuori bene, ha fatto quel tunnel in uscita molto bene. Casasola la stessa cosa, male il primo tempo molto bene davanti. Tanto impegno, come dici tu, però Di Stefano, che in un paio di occasioni troppo egoista, poteva giocarla per i compagni. Raimondo si è sbattuto molto, però anche lui più concretezza. Però si vede che è un giocatore che può far gol. Raimondo. Forse migliore in campo Falletti, no? Sì, forse Falletti. Oggi devo dire che tu hai parlato di tutti. Io che ho sempre difeso Iannarelli mi sento di dire che oggi Iannarelli non era la sua giornata migliore. Purtroppo l'ho visto confuso, non è uscito spesso, soprattutto nel primo tempo ha rischiato di commettere. Allora, diciamo che sul gol forse non è responsabile lui, ma su un paio di traversioni prima del gol. Uscita a vuoto. Sì, poi dopo ha fatto un'altra uscita a vuoto. Secondo me sto ragazzo si sente anche un po' sotto esame. Il problema è che sono anche critiche eccessive che ha ricevuto nelle partite precedenti. Invece oggi, sinceramente, mi sento di dire che non era la sua giornata migliore. Corini in sala stampa. Si metti. Mister qui. Buonasera.
Che partita è stata secondo lei? Un primo tempo un po' complicato all'inizio e forse il secondo tempo è ripartito come l'inizio del primo, il gol aveva un po' dato una scossa alla squadra e forse si poteva andare sul primo tempo anche sul 2-0 dopo il primo gol, la traversa di Brunori, l'occasione di Lund. Perché poi non c'è stato questo rientro, diciamo, a un ritmo diverso, visto il gol che aveva dato fiducia alla squadra? Sì, lei raccontata bene, secondo me siamo partiti contratti, poi secondo me la squadra ha preso fiducia, ha fatto un buon primo tempo, abbiamo fatto il gol, potevamo fare il secondo con due occasioni molto importanti dopo la traversa e il salvataggio sulla linea. Secondo tempo secondo me la squadra stava facendo la partita che doveva fare, perché anche la Ternana è stata particolarmente pericolosa, era una fase di studio, abbiamo preso questo gol su una situazione dove sicuramente potevamo fare qualcosa in più. Dopo il pareggio la partita si è aperta, la squadra ci ha provato, siamo rimasti anche in superiorità numerica, abbiamo avuto un'occasione importante con Matteo, abbiamo provato e la partita si è fatta più complicata e ne è venuto fuori questo pareggio. Grazie. Ci sono altre domande? A posto. Visto come ha visto la Ternana, si aspettava così il decino di Brera oppure aveva messo delle contromosse diverse che poi abbiamo dovuto cambiare? No, beh, il sistema era abbastanza chiaro che forse potesse essere un 3-4-1-2, avevamo letto che poteva esserci un cambio sulle punte per il problema Favilli e su un centrocampista, che poi sono stati i due giocatori rispetto alla partita che aveva iniziato a Spezia che ha cambiato mister Brera. Le due punte davanti, Mobili, hanno creato qualche problemino? Sono due giocatori che attaccano la profondità, che comunque sono fastidiosi perché ogni volta che la palla si apre ti allungano la linea difensiva. Questo spazio sotto è molto bravo Falletti a prenderselo, è una squadra che da questo punto di vista quando si crea quella condizione ti crea delle difficoltà. E in certi casi siamo stati secondo me bravi a lavorare bene sulla copertura della profondità e anche sulle palle a rimbalzo, e da queste situazioni secondo me siamo anche andati poi a dare fastidio alla Ternana in fase offensiva. È un po' il sistema, insomma, col trequartista, le due punte, è un sistema che centralmente ti può creare difficoltà sull'ampiezza, secondo me, sulle giocate dentro, qualche difficoltà abbiamo creato anche noi a loro. Chiedo l'ultimo. Come mai questa sofferenza soprattutto sulla fascia destra? Nel primo tempo Matteo ha sofferto molto le avanzate della Ternana, nella ripresa siete partiti anche così con una leggera sofferenza soprattutto sulla fascia sinistra, quindi quella di Matteo, poi forse con l'ingresso di Buttaro avete spinto un po' di più e quindi avete concesso. Ma non penso, perché a destra per me il primo tempo abbiamo sviluppato bene, tutte le occasioni migliori nascono dalla fascia destra, qualcosa bisogna concedere anche agli avversari, perché Di Mariano per me ha fatto una buona partita, Alessio ha fatto l'errore iniziale appena iniziata la gara, ma dopo per me si è ripreso, ha fatto una buona partita a livello difensivo, ha spinto. Se vai a vedere le occasioni nascono tutte dalla fascia destra, dove poi andiamo a concretizzare sulla fascia opposta, e dunque da questo punto di vista secondo me hanno fatto la partita che dovevano fare. Visto che a fine gara sono arrivati un po' di fischi da parte della curva, erano tanti oggi, 760. Sì, come sempre abbiamo un sostegno incredibile, la volontà era quella di regalare una vittoria, purtroppo non ce l'abbiamo fatta, sappiamo le aspettative, le ambizioni, dobbiamo solo lavorare, fare il meglio e pensare alla prossima gara e cercare di vincerla col Catanzaro in casa. Grazie. Grazie. Allora, avete sentito mister Eugenio Corini in sala stampa, ha fatto la consueta conferenza post gara, adesso sta arrivando qui nella mix zone, nel frattempo Alessio, se mi recuperi anche Gigi, andiamo avanti. Allora, parlavamo dei singoli, avevamo cominciato ad accennare un discorso sui singoli, sono d'accordo con quello che diceva Gigi, cioè Iannarilli oggi un pochino così, con qualche incertezza, non ha dimostrato quella solidità che invece negli scorsi campionati ha sempre messo in luce, forse il ragazzo è un po'. Ha perso un po' di certezze, diciamo così. Difesa bene, direi Lucchesi migliore dei tre, come ho detto Diakité certamente la peggiore partita dall'inizio del campionato, forse distratto un po' anche da qualche voce di mercato sempre sul Palermo. Ah sì sì, ok, allora dimmi tu cosa faccio, andiamo fuori, ci trasferiamo fuori un attimo.
Resta un po' la mare in bocca, li devo dire, al termine di questo pareggio. Devi accendere, sai accendere? Non è riuscita a portare a casa la vittoria e la storia che si ripete, sicuramente è un aspetto che non lascia, che non può lasciare del gioco o del giornata, c'è una palla break e ok, allora ci dovreste sentire adesso. Stavamo anche guardando un po' la finale di Coppa Davis con Arnaldi contro Popirin. Sono al terzo set, quindi magari riusciamo a vedere dopo Sinner con De Minaur. Allora Gigi, diciamo, parlavamo un pochino di singoli, ci avviciniamo, così va bene, ecco, ti vedo inquadrato anche tu. Parlavamo un pochino di singoli, dicevamo di Iannarilli con qualche incertezza, sì. Linea difensiva bene Lucchesi, male invece di Aghidè, sicuramente Malino, da... io, dai. Malino, beh sì, per me la peggiore prestazione dall'inizio della stagione, centrocampo che il secondo tempo è venuto fuori abbastanza bene, tra l'altro ecco, una scelta coraggiosa quella di mister Breda, perché due interni, nessuno dei due è un interditore, quindi De Boer è una mezzala messa un po', no, a fare qualche linea di passaggio importante, la Boico più in copertura con comunque la prima palla da giocare dopo che aveva lo scarico dai difensori, e poi questi due esterni però un pochino più stretti, no? Corrado e Casasola un po' più attendisti, scendeva molto come braccetto Lucchesi e rimaneva fermo Corrado sulla sua catena. Io l'ho vista un po' così. Lucchesi bene, l'hai detto prima, Lucchesi è andato bene, è un buon giocatore, è un ragazzo molto promettente, ha un gran passo, un bel calcio, un buon esempio. Ma l'ho visto anche con la prima della Fiorentina, è un ragazzo molto bravo. E sono contento che abbia trovato il suo spazio e se lo merita. Certo, come dico, la difesa per quanto sia composta da ottimi elementi, però spesso mi dà l'impressione di essere insicuro, soprattutto oggi nel primo tempo, nella ripresa molto meno, è andata meglio, oggi l'insicurezza è dovuta forse a qualche incertezza del portiere, lo ripeto, perché quando Iannarilli salva il risultato o quando è criticato ingiustamente mi sento di difenderlo. Oggi, soprattutto dopo un paio di uscite così, l'ho visto in difficoltà, anche nella ripresa sembrava quasi che il pallone gli scottasse sui piedi. Un paio di volte. Sì, sul gol io ho visto, mi sembrava lui anche colpevole o comunque incerto anche sul gol. L'ho rivisto, forse non è, diciamo che la marcatura su Lucioni è un po' leggera da parte di Casasola. Se lo perde proprio. Però su due traversioni che hanno preceduto il gol, che poi si sono accostati il calcio d'angolo, che è stato insomma il calcio d'angolo del gol, lì forse Iannarilli poteva risolvere tutto uscendo. E anche nella ripresa un paio di volte è uscito. Ma comunque, vabbè, alla fine ci sta, ma questo per essere onesti, perché poi difendere un giocatore, diciamo, anche quando sbaglia diventa disonesto. Quindi è giusto dire che oggi Iannarilli, pur non avendo commesso papere clamorose, però l'incertezza si è vista, soprattutto nel primo tempo secondo me anche i compagni della difesa ne hanno risentito, per il resto secondo me quasi tutti sufficienti, io non mi sento di dire nessuno male. La Boico primo tempo si è nascosto, la ripresa invece si è proposto, è andato benino, lo stesso Casasola dopo il gol è andato molto bene. È piaciuto anche De Boer a me. Sì, De Boer bene nel primo tempo. Di Stefano purtroppo ha pagato quell'errore quando non ha passato la palla a Falletti, lì il pubblico ha rumoreggiato e lui ne ha risentito, è un giovane, è un ragazzino e quindi di queste cose. E poi c'ha avuto quell'occasione nella ripresa per rifarsi, aveva fatto tutto bene, peccato la palla è uscita di poco. Tante volte lì anche un colpo di fortuna, no? Un filo d'erba, la palla entra, secondo me Pigliacelli non avrebbe potuto fare nulla. Comunque il gol è arrivato poco dopo,
è andata bene così. I due ragazzi però davanti, secondo me, è vero che soffrono dal punto di vista fisico, però sono molto vivaci, si propongono continuamente. Se l'avversario gli congela un paio di metri, poi è difficile riprenderli. Può essere una soluzione. Secondo me, se non fosse uscito, se non fosse stata l'espulsione di Corrado, avremmo visto la fine di Dionisi, perché probabilmente Breda avrebbe tentato di vincerla. Su Dionisi Breda grande fiducia, lo conosce bene. Se oggi non ha giocato, evidentemente perché ancora non sta benissimo. Tra l'altro so che Di Stefano ha lavorato molto bene in settimana, ma si vede che sto ragazzo c'ha lo spunto, eh? Perché in occasione, per esempio, dell'occasione che ricordavo prima, della palla che ha sfiorato il pallo, lì è stato bravissimo a liberarsi, e anche nel primo tempo, quando non ha passato la palla a Falletti, era stato bravo a liberarsi. Peccato che non ha avuto lì, che ti posso dire, l'occhio per servire il compagno che era solo. Poi da lì Falletti magari sbaglia, ma è difficile, perché oggi, sì, oggi Falletti, insomma, un paio di partite si vede che è tornato. Sì, sì, ecco, infatti volevo proprio parlare di Cesare, perché oggi secondo me ha giocato ancora meglio che contro lo Spezia. Dopo 20 secondi già va tirato in porta. Ecco, no? Quella è un'occasione importante. Dopo 20 secondi ha trovato la sua posizione con Breda, cioè è tornato a giocare in quelle zolle di campo in cui lui ha dato sempre il meglio di se stesso. Ha detto anche Corini, se hai, quindi, sentito. Sì, l'ho sentito e aveva perfettamente ragione, ma soprattutto perché ha due attaccanti che giocano non più spalle alla porta, ma giocano fronte alla porta, secondo me gli aprono spazi. Hai visto quando si allargavano Raimondo e Di Stefano, lui trovava quell'ampiezza che gli serve per sgasare e per andare via magari nell'uno contro uno. Prima invece c'aveva sostanzialmente una punta sola, che era Favilli, 3-5-1-1, quindi Favilli non riusciva a aprire spazi, anche perché è lento, un po' macchinoso, no? Andrea è un giocatore importante, ma non è uno che ti apre la profondità, ecco, diciamo così. Quindi giocare con due punte, due veloci in quel modo, no? In questa maniera Falletti proprio si vede che è un altro giocatore. Poi quando è stato utilizzato da mezzala, doveva sacrificarsi in compiti di marcatura che non sono i suoi. L'autore del gol, c'è da dire che secondo me ha acquisito anche molta condizione atletica. Si vede che è il Falletti di qualche, poi insomma comincia ad avere anche 31 anni questo ragazzo. Chiaro che non può migliorare di molto, anzi, se riusciamo ad averlo ancora per un paio d'anni a questi livelli, oggi tiro, assist, no, insomma, si è visto che è tornato, sta tornando, insomma, è un giocatore che gli avversari, poi come hai visto, tengono d'occhio, come si muove, come parte, gli fanno fallo. È un giocatore che può contribuire e parecchio alla salvezza della Ternana. Siccome ho sentito dire da qualcuno che il problema della Ternana era Falletti, ripeto, no. Tutti possono parlare di tutto, ripeto quello che dico sempre, io di vela o di subacquea non parlo, quindi insomma, magari se uno di pallone non ci capisce è meglio che si sta zitto, perché dire che Falletti era il problema della Ternana è grave. Sì. Nel frattempo, dicevo, Lucioni era passato davanti alla telecamera, purtroppo Lucioni ogni volta che ci viene a giocare contro ci mette in grande difficoltà, ci segna, è un giocatore importante. Tra l'altro, ecco, non so se te ne sei accorto, sul gol del Palermo di Lucioni, prima della battuta del calcio d'angolo, l'arbitro va a riprendere Casasola che teneva Lucioni, sai, quei classici richiami dell'arbitro, no? Sui mischioni prima che venga battuto il calcio d'angolo, e Lucioni fa una mezza lunetta come a dire vabbè, io me ne disinteresso della palla, fate voi. Casasola se lo perde proprio visivamente, e lui proprio veramente da poi, questo punto di vista è un grande esperienza. Non sembrava irresistibile, però la però palla entra. Insomma, non è la prima volta che ci fa gol, non è la prima volta soprattutto che segna di testa in Serie B. Questo è un difensore che in Serie B soprattutto lo prendono tutte le squadre che vogliono vincere il campionato. È normale, e ne ha vinti diversi, se non erro, no? Tre, mi sa. Insomma, quest'anno il Palermo punta in alto, anche se adesso sembra un po' in difficoltà, e ha preso un difensore forse uno dei migliori, no, della categoria, nonostante gli anni che passano. Forse più forte, direi che non ce n'ha tanti più forti di lui. Certo, non è uno che imposta, non è uno che però è un calcio, è uno è difficile fare gol, e poi ecco, l'avversaria ti può di destra non la pigli con no, ma si è visto, insomma, Raimondo è veloce, bravo, però di destra non la pigli mai, ma non solo Raimondo, ci mancano giocatori di questo tipo a noi, purtroppo. Assolutamente, anche perché questa è una squadra, la Ternana, che purtroppo, avendo 8 punti, adesso dovremmo essere un punto sopra, ecco, penultimo, un punto sopra la Feralpi, giusto? Mi pare che andremo ad affrontare in trasferta, no? Alla prossima partita. Quindi la prossima andiamo a Cosenza. Ah, la prossima andiamo a Cosenza, sì, hai ragione. Feralpi. Sabato alle 14. Sì. Quella è una partita che poi il Cosenza, insomma, sta andando anche bene, però a me pare, guardando le rose, che sia una non so oggi poi che ha fatto Gabbi. Sì, si può giocare, chiaro, il Palermo c'è superiore,
Cosenza sulla carta no, anche se ha tanti punti più di noi, eh. Non so come oggi come è andato il derby col Catanzaro, poi lo vediamo, però in questo momento il Cosenza non è invischiato, però, anzi mi pare che sia in lotta per i playoff in come posizione di classifica, poi vediamo come finisce, però io dico solo che sulla carta, guardando le due squadre, ce la giochiamo. Poi a Cosenza, al San Vito, non è mai facile giocare, eh. Cioè, un conto giochi a te. Ha vinto, scusami, interrompo, ma ha vinto il Catanzaro 2-0 il finale, quindi ha segnato Iemmello e poi il raddoppio di Biasci. Il Catanzaro è un'altra squadra che insomma neopromossa, che però sta facendo più di quello che ci si aspettava. Noi, per dire, quel giorno l'abbiamo vista con noi, secondo me non meritavano assolutamente di vincere, però poi adesso ormai il Catanzaro ha fatto un sacco di punti, è difficile che troveremo Catanzaro invischiato una lotta per la salvezza. Guardando la classifica, lo puoi vedere vicino insieme a me, praticamente la Ternana è penultima, siamo a 4 punti dal play-out, che oggi finisse il campionato, si giocherebbe tra Ascoli e Lecco, vedi? Sì. E siamo a 6 punti dalla salvezza diretta, perché a 14 c'è il Brescia, quindi siamo sempre lì, diciamo, siamo a 6 punti dalla salvezza diretta, a 4 punti dal play-out. Quest'anno potrebbero bastare anche 40 punti per la salvezza. Sta abbassando. Però poi magari cambia tutto, bisogna cominciare insomma, ormai è un disco rotto quello che dico, bisogna cominciare a vincere un paio di partite, forse non era, insomma, se veniva oggi io non ci scusavi, non mi sarei arrabbiato, devo dire. Però forse nelle prossime partite, adesso ne abbiamo 5: Cosenza, Feralpi, Lecco, Pisa e Parma, che è un'altra squadra che è fuori portata, però di queste 4, le altre 4 ce la possiamo giocare, anche se ne vinci 2, no? Siamo a 8 con 2 vittorie, siamo a 14, due pareggi, altri due pareggi arriviamo a 16, poi il giorno dopo bisogna fare almeno 24 punti, che non è impossibile. Intanto stiamo alzando la media punti, no? Perché a un certo punto eravamo arrivati a 0,5, adesso abbiamo 8 punti in 14 partite. Breda è imbattuto per quello che va. Può darsi che basta anche la media di una partita, perché un po' vuole, perché se basta un punto, significa fare un punto. Quindi l'impresa non è impossibile, certo è difficile, però non è impossibile, secondo me basterebbe poco per cambiare marcia, e secondo me la Ternana ha i valori per farlo. Chiaro che non è facile trovare 3-4 squadre più deboli, perché le altre camminano tutte, hanno colto, tanto per fare l'esempio dell'Ecco, ha colto risultati in partite che sembravano proibitive, invece l'ha vinta. Senti, nel frattempo qui comincia a fare sempre più freddo, che facciamo? Andiamo avanti, no? Ancora per un po', mi dai un altro microfono? Tutti e due? Allora, parlo con questo perché mi dice Alessio che va un po' meglio, ti rendo l'altro, scusate, siamo in diretta. Ma sono frequenze... Ecco, allora... Argomento a piacere, Gigi, che di che vogliamo parlare? Breda, no? È importante sapere che cosa... No, ancora sta a fare la doccia. No, beh, voglio dire, è giusto sentire. Quello è chiaro, no? Nel frattempo che aspettiamo il mister, dicevo prima, la butto là, però insomma, due partite imbattuto, due punti, non era poi così scontato, insomma. No, non era scontato, perché gli avversari, anche se lo Spezia c'ha solo 10 punti, però sulla carta era difficile e potevamo vincere. Anzi, anche oggi. Anzi, con lo Spezia l'avevamo quasi vinta. Purtroppo alla fine non siamo stati attenti in quell'occasione. E per l'ennesima volta oggi c'ho meno rimpianti, se ti dico la verità, perché l'abbiamo pareggiata, perché stavamo perdendo, mentre alla Spezia siamo andati due volte in vantaggio, abbiamo fatto gol alla Spezia e dopo due minuti abbiamo preso gol in modo un po' sciocco, per non dire del pareggio finale, no? E quindi lì c'ho più rimpianti. Tra l'altro la Ternana, secondo me, nel primo tempo alla Spezia avrebbe strameritato la vittoria, secondo tempo un po' meno. Oggi sì, potevamo anche vincerla, però stavamo sotto e non era facile recuperare, perché poi in casa quest'anno, quando siamo andati sotto, mi sa che non abbiamo recuperato mai. Io mi ricordo con la Cremonese abbiamo perso, col Venezia abbiamo perso, col Brescia abbiamo perso, invece stavolta abbiamo interrotto questa serie negativa, sembrava la solita partita nel quale l'avversario ti fa il golletto e fa poco più. Un bel segnale, hai detto una cosa giusta. Mi pare che fino adesso non è stato sottolineato, il Palermo nella ripresa è stato veramente poca cosa, ha provato a rigiocare dopo la nostra espulsione, ma ha fatto veramente poco. No, praticamente niente, infatti è questo che dovremmo approfondire, è stato più un merito della Ternana, anche in inferiorità numerica, a tenere comunque, perché quando la Ternana, Breda, ha fatto Celli per Di Stefano, il mio timore era
ci tiriamo troppo indietro, la squadra si abbassa e magari il Palermo ci mette sotto, ci fa l'assedio negli ultimi 15 minuti. Invece non è accaduto per niente questo, anzi il contrario, la Ternana comunque ha tenuto bene il campo, è venuta fuori, ci ha avuto le sue occasioni. Gli ultimi 15 minuti chi sembrava essere in superiorità numerica era la Ternana, quindi anche quel cambio che poteva apparire un po' troppo conservativo, di fatto è stata una scelta giusta. Era giusto, perché quando ti trovi in 10 contro una squadra forte, che a quel punto è chiaro che avrebbe potuto vincere, ci stava, magari Di Stefano era pure stanco, ha messo Celli che nel ruolo... Qualcuno dice, e forse non è del tutto sbagliato, che magari Corrado poteva uscire, visto che era già ammonito, soffriva da quella parte, le sostituzioni Breda un po', ha tardato un po' a farle, diciamo che ci poteva stare la sostituzione di Corrado. Lucioni lo possiamo intervistare? No, già intervistata. Va bene. E che facciamo? Andiamo avanti fino a quando non arriva Breda, giusto? Sì. Vuoi rientrare al calduccio? Basta che dopo non ci fai riuscire perché queste botte, freddo. Ecco, dopo, siccome ce l'ha detto che ci farà riuscire, no? Tanto vale che ci congeliamo qua. Gigi è bello incappottato, quindi non c'è problema. Comunque anch'io, vabbè, andiamo avanti, dai. Allora, mentre Gigi, direi di commentare i risultati della Serie B, sì, a questo punto, no? Che ne dici? Erano stati tutti favorevoli. Catanzaro-Cosenza abbiamo detto 2-0. La Ternana 1-1 con il Palermo, Pisa e Brescia hanno pareggiato 1-1, risultato favorevole. Venezia ha vinto a Bari 3-0. Cittadella ha battuto il Sud Tirol, che è una squadra che secondo me sta andando in grande difficoltà, 2-1. Como Feralpi 2-1, Como ci ha fatto un piacerone. Anche la Cremonese, perché ha battuto il Lecco 1-0. Parma Modena 1 pari. Reggiana Ascoli, anche qui pareggio bene per noi. Esordio comunque buono per mister Castori. E poi la Sampdoria, che ha battuto lo Spezia e che comunque lo tiene sempre giù in classifica. Risultati che sono buoni per noi, no? Ottimi. La Sampdoria sembra ormai uscire dalla zona salvezza, ma ce l'aspettavamo. Io mi aspettavo anche lo Spezia fuori dalla zona salvezza, invece, ma tra l'altro con noi ho visto uno Spezia molto in difficoltà. Adesso hanno preso un tecnico di valore, magari usciranno fuori, però lo Spezia secondo me, che ti posso mettere, la Sampdoria si è sistemata. Adesso ormai cominciano a essere 14 partite e in 14 partite lo Spezia ha avuto tutto il tempo di reagire. Siccome in altri campionati abbiamo visto squadre appena retrocesse dalla Serie A in difficoltà, io non gli voglio portare sfortuna, magari si tireranno fuori dalla zona salvezza, però comincio a pensare che se la Sampdoria è fuori portata, lo Spezia no. Anche perché, ripeto, quando l'ho visto con la Ternana, se una delle due squadre doveva vincere era la Ternana, che poi veniva da risultati negativi, veniva da una serie veramente... era un momentaccio per noi, no? E devo dire che la Ternana poteva anche vincere. Allora, Breda in sala stampa. Buonasera Michele Fatto, siamo qui questa sera dopo la Spezia a raccontare un'altra partita in cui la Ternana ha costruito sia in fase di manovra di gioco che di occasioni da gol. Sarebbe da dire un buon pareggio contro una squadra attrezzata, peccato la classifica. Sì, la classifica è un pensiero e non possiamo perdere tempo. Allo stesso modo però dobbiamo anche concentrarci sulla nostra crescita, sul nostro percorso. Rimane una partita secondo me importante, con episodi che potevano condizionare in negativo, perché tenere sotto, visto il passato recente, poteva essere potevamo soffrire un contraccolpo, che invece non c'è stato, e abbiamo reagito bene e soprattutto nel secondo tempo è stata una partita importante. Anche nell'espulsione si sono compattati i ragazzi e hanno continuato a provare, in ogni caso anche a ripartire. Tante, a di là della volontà, ci sono anche gli episodi che noi dobbiamo essere più bravi a portare dalla parte nostra e anche in fretta, però che a volte determinano certe situazioni che poi dobbiamo essere bravi a leggere e a interpretare.
e da questo punto di vista secondo me è una partita importante contro una squadra che quando va in vantaggio diventa molto pericolosa, contro una squadra che di solito nei secondi tempi fa meglio, invece noi penso che nel secondo tempo veramente abbiamo fatto una partita che hanno fatto fatica sopra metà campo fino a un certo punto, e quindi insomma non sono arrivati i tre punti, però dobbiamo continuare a lavorare e usare tutto quello che abbiamo fatto oggi per crescere, per prendere di buono quello che è stato fatto e per molto più del pareggio di La Spezia, perché hai ottenuto intanto una importante, l'hai ottenuto in rimonta, l'hai ottenuto con un uomo in meno e rischiava anche di vincerla con un uomo in meno, quindi credo questo possa essere la questa è la lettura che tra virgolette poteva andare storto, lo è andato, e ugualmente siamo rimasti in partita, l'abbiamo recuperata e abbiamo provato a vincerla. Ed è questo, deve essere lo spirito. Io continuo a dire che è un gruppo che ha dei miglioramenti enormi, però è logico che poi non dobbiamo perdere tempo e sperare di tirar fuori questi margini di miglioramento, perché non è che è scontato. Dobbiamo migliorare da tanti punti di vista. Non è una partita semplice per niente. Detto questo, ci concentriamo e pensiamo a prima, perché poi dopo noi dobbiamo cercare di far punti sempre nel massimo rispetto di ogni avversario, ma con l'idea che ogni partita dobbiamo provare di fare il massimo. Buonasera. Buonasera. Mi manca sempre quel pizzico in più, quella precisione, quell'attenzione, che poi sono praticamente particolari che fanno la differenza. Sì, soprattutto anche nelle conclusioni. Tante volte è stato bravo anche il loro portiere Piacere, che ha fatto degli interventi importanti. Altre conclusioni dobbiamo migliorarle. Capire che gli episodi vanno, bisogna provare a sfruttarli al massimo, e non vuol dire che questo non hanno provato i ragazzi, ci mancherebbe, ma è creare quell'istinto ancora più da killer, che quando capita devi far male. Però è una consapevolezza che non si dice a parole, si ottiene attraverso il lavoro e attraverso anche la crescita che ogni ragazzo può avere, una crescita che per la classifica che abbiamo dobbiamo fare in fretta. Mister, buonasera. La scelta di far giocare a due punte, diciamo, dinamiche, sempre sul pezzo, non dando punti di riferimento, è una scelta studiata proprio per la conformazione anche dei due difensori centrali del Palermo? Allora, partiamo da una cosa che almeno mettiamo in chiaro, che Fabinho non poteva giocare, nel senso abbiamo portato in panchina anche per tanti motivi, ma non poteva giocare, non ha niente di grave, però questa partita era meglio non fargliela fare. Le alternative diventavano tra i due che hanno giocato e Dionisi, che rimane un giocatore importante. Le caratteristiche dell'avversario, l'idea anche poi di tenere sempre ritmi alti, era quella poi di come uno affronta la partita e di come la prepara. E a me non è capitato, per esempio, che in carriera che non facevo i cambi, però stavano tutti bene e ho provato, ho toccato il meno possibile, ma non perché non meritino chi non è entrato, ma perché ci sono anche dei momenti che secondo me non è che devi toccare per forza. È la prima volta che mi capita e credo che fosse giusto così. Poi dopo mi è piaciuto nel caso chi è entrato, mi è piaciuta la prestazione di tutti, perché secondo me è stata nel caso una prestazione importante. Lei ieri parlava di intensità, è quella che abbiamo visto oggi? Beh, penso che certamente è migliorabile, perché è da 3 settimane che l'abbiamo, però l'idea è questa e credo che si sia vista, soprattutto nel secondo tempo, finché eravamo in 11 hanno fatto veramente fatica a uscire a metà campo. E noi invece abbiamo giocato anche il primo tempo, però il primo tempo eravamo leggermente in ritardo su certe situazioni. Invece dopo i ragazzi sono sciolme anche e veramente hanno fatto, secondo me, una partita importante. Mister, non so se le è stato chiesto perché sono arrivato, però volevo una sua considerazione tra
tattica sul gestire Falletti con le due punte che davano molta ampiezza e fanno giocare secondo me Falletti in quelle zone di campo che lui preferisce, no? Con i due attaccanti in fronte alla porta, prima 3-5-1-1 Favilli che dava invece le spalle alla porta, quindi non apriva mai spazi, e Falletti oggi l'ho visto ancora meglio rispetto a Spezia. E poi se è così, si ha visto, si ha messo i due quarti di centrocampo un po' più da arrabbiare per certo nostro di sinistra, perché si inserirsi, quindi trovare l'ampiezza sul ancora in altre parti hanno dei margini di miglioramento enormi, perché hanno delle caratteristiche bellissime, sono tutti anche resistenti, quindi anche che, oltre ad essere veloci hanno una capacità di ripartire enorme, e Falletti è uno di questi che secondo me anche, dicevo lui, più riesce a trovare la posizione anche bassa in certi momenti, e più quando si apre il campo ha delle praterie davanti che poi lui riesce a attaccare bene, ed è un aspetto secondo me che veramente possiamo far veramente male agli avversari. Quello sul discorso dei due mediani, logico che quando tu hai tre attaccanti, i due mediani devi averli un pochino più bloccati, soprattutto quando cerchi poi anche delle manovre con quei braccetti che salgono là, sono meccanismi che a quelli hanno bisogno di tempo, però devono arrivare a pensare tutti con la stessa testa, la stessa idea, dove in un momento si apre uno e rimane l'altro e viceversa, e richiede un po' di tempo, però mi piace l'atteggiamento e mi piace come l'hanno interpretata, perché soprattutto nel secondo tempo hanno trovato delle buone dinamiche e anche dei buoni tempi di gioco. Senta mister, dal suo ritorno due partite, due pareggi, tre gol, però con due difensori, cioè due difensori comunque, un quinto e un terzo, sì. Il problema degli attaccanti è frenesia, subentra un po' di frenesia, un po' di troppa voglia magari di cercare la conclusione, se la Ternana per una buona parte di campionato ha sofferto questo aspetto, cioè le conclusioni verso la porta avversaria erano veramente poche, invece adesso mi sembrano da questo punto di vista migliorati, però per sbloccarli basta solo un episodio, oppure serve anche una costruzione a livello mentale, un po' più calma? Allora, io parto dall'idea che per fare gol devi tirare in porta e devi fare più volte possibile, e non credo che oggi gli attaccanti siano andati abbastanza al tiro, un po' tutti quanti, adesso vado un po' a memoria, però sembra di sì. E aspetto che si insegnare, che sono chiesto a fare. In ogni caso c'è una squadra che partecipa anche con altre zone del campo, con altri giocatori, perché oggi Thiago poteva fare la doppietta, gli ha fatto una parata veramente da paura, quindi va bene così, lavorando, spesso tanti di questi sono anche ragazzi giovani, penso ai due davanti che hanno giocato oggi, e hanno bisogno di prendere quelle sicurezze anche col campionato che richiedono un pochino di tempo, però l'unica maniera che io conosco è quella di dare sempre in porta, cioè sempre, di avere più occasioni possibili, come c'è stato oggi. Oggi Di Stefano è andato veramente vicino anche a segnare. È un aspetto che comunque va migliorato. Allora, la mia ultima è sul gol di Stefano Lucchesi, casa sola, però c'era praticamente anche Raimondo su quel cross. Cioè, la prima di De Bora titolare, finalmente la linea verde. Mi viene da dire, perché questa linea verde dei giovani era stata tanto sbandierata inizio anno, poi nelle prime 10 partite praticamente era stata messa in cascina, invece quella io non faccio distinzione di età, ma più di qualità e di mettersi a disposizione della squadra, e mi sembra che giovani, ma dal mio punto di vista mi sta dando le risposte. Chi è giovane deve migliorare certi aspetti, quelli che magari abbiamo detto adesso, e gli altri non è che giocano solo perché sono giovani. Io cerco di fare scelte che penso siano più giuste in quel momento, e poi sul resto insomma c'è da far tanto, però credo che oggi non perdere sia importante, perché poteva essere una bastonata perdere oggi, e mentalmente forse poi diventava un po' più difficile. Adesso magari una passeggiata senza per derby, però credo che sia importante appunto come
in tutte le cose che sono andate storte abbiamo reagito bene. Tra le cose andate storte anche la prima munizione di Corrado? Ma là io vorrei anche rivederla, se è stata un po' troppo severa, se potevamo avere, però io non commento mai di solito gli arbitri. Là uno dice di solito li cambi, però non stavamo soffrendo e stava anche spingendo bene, quindi è stata forse la seconda che poteva anche accompagnarlo un pochino di più, però poi voglio rivedere la prima. Della prestazione, quello che forse mi ha meravigliato è gli ultimi 15 minuti, nel senso inferiorità numerica, sembrava il Palermo in inferiorità numerica e non la Ternana, questo potrebbe essere veramente un aspetto molto positivo anche sul piano del morale, segno evidente anche la personalità della squadra in quel momento è venuta fuori, credo. Sì, credo che allora nel secondo tempo proprio si sono sciolti. E anche in 10 hanno continuato su quel tipo di idea. Ed è l'idea che fino anche a giovedì con la primavera era. Il primo tempo l'abbiamo fatto. Siamo partiti bene, dopo 10 minuti abbiamo fatto già 2-3 di rimporta. Però è stata una fase del primo tempo dove abbiamo perso un pochino i tempi. E come ci siamo detto, prendiamo, ma giochiamoci, poi sono più bravi, però giochiamoci le nostre carte e hanno fatto in un episodio dove appunto reagire a tutto quello che è andato storto vuol dire appunto da autostima che vogliamo dare una svolta, poi dopo dobbiamo confermarla di partita in partita. Ok, grazie, arrivederci a tutti. Arrivederci. Allora, avete sentito anche mister Breda in conferenza stampa. Io ho fatto una domanda alla fine, quindi non ho ben presente tutto quello che ha detto, però mi pare che il succo del ragionamento sia che la squadra sta crescendo, sta venendo fuori e oggi avrebbe meritato sicuramente la vittoria, a mio avviso. Poi vi dico anche perché non ho sentito completamente la conferenza stampa di Mr. Breda, perché ero off records, diciamo così, a parlare con il preparatore atletico della Ternana Matarangolo, con il quale insomma abbiamo scambiato delle battute molto piacevoli, e vi posso dire che da quello che mi ha raccontato Matarangolo i ragazzi stanno lavorando tantissimo. Vi do solo un'indicazione: lui è uno un po' più di un sergente di ferro, ci raccontava che la mattina alle 6:30 sta qui allo stadio perché prima si allena lui e poi allena i ragazzi, quindi immaginatelo allenarsi da solo. Ecco, arriva Mr. Breda, quindi penso che ci sarà il passaggio con Alessandro. Io vado avanti con OnTV e vi dicevo appunto che Matarangolo ha veramente spinto forte con la squadra e credo che nelle prossime settimane vedrete sicuramente dei miglioramenti che già si sono visti in questa settimana. Io Alessio parlo piano, scusate, perché nel frattempo Alessandro Lauriti sta per intervistare Mr. Breda qui nella mix zone del Libero Liberale. C'è pure un discreto calduccio. Se Alessio, se mi recuperi Gigi, magari chiudiamo. Gigi come al solito si defila, sarà andato a fare la pausa a bagno, dipende dai suoi problemi idraulici, adesso ne parliamo con Gigi. Allora, eccolo qua Gigi, che sei andato a fare la pipì col freddo? No, stavo sentendo Breda. Pensavo che ci avessi avuto qualche problema idraulico, del resto l'età è quella che è. Sì, è vero, però ancora no, fortunatamente no, ancora. Quindi invece io quindi tu mi stai dicendo che dall'inizio della partita ancora sì. Grande resistenza prostatica di Gigi Mannini. Comunque, al di là di questo, no, non so se avevi ripreso da molto, io stavo sentendo la conferenza stampa di Breda, che stava molto interessante, devo dire. Solo di Matarangolo. Sì, abbiamo sentito anche Matarangolo, però ci ha detto cose che ci teniamo per noi. Io l'ho detto qualcosa. Vabbè, l'hai detto, allora bene, così. È importante il pareggio. Guarda, stavo dicendo adesso, una sconfitta sarebbe stata terribile. Perché poi hai lavorato 15 giorni alla Spezia, magari meritavi pure di vincere, giochi in casa, perdi la solita partita 1-0 in casa
con l'avversario che ti fa il golletto, psicologicamente e moralmente sarebbe stata una mazzata. Quindi il pareggio va bene, la classifica cambia poco, ma psicologicamente cambia molto. Vai a Cosenza con un altro spirito, lì va bene un pareggio secondo me. E poi dopo abbiamo però tre partite nelle quali si può... Sì, cioè, Cosenza oggi però perde il derby, giochiamo una partita difficile, perché il Cosenza oggi ha perso il derby. È una buona squadra quest'anno il Cosenza, sta giocando bene in casa, mi pare che ha fatto ottimi risultati. Va bene, devo dire che Arnaldi ha vinto il primo singolare. Il terzo come è finito? Il terzo set? 6-4. 6-4 per Arnaldi. Quindi andiamo a vedere Sinner di Minau. E salutiamo. No, era per salutare, capito? Certo. Allora, con la potenza prostatica di Gigi Manini, che pensate, ancora questo freddo ancora non si è concesso alla toilette, e con il sottoscritto che invece ha dovuto cedere a questo impegno un po' di tempo fa, io vi saluto, vi salutiamo, ci vediamo martedì sera su MTN Television per un'altra puntata di Che Calcio Vuoi, e io e Gigi ci andiamo a vedere Demi Naur, Jannik Sinner. Arrivederci a tutti.